10 bellissime cornici naturali. Il lago di Fondi e dei Monti Osoni, uno dei laghi costieri più grandi dell'Italia centrale. Il parco regionale litorale di Ugento, la macchia mediterranea, i boschi e il tratto costiero di sabbia fine e acqua cristallina. I Monti Peloritani, l'Etna, lo Stretto. L'Aspromonte, il chilometro più bello d'Italia, l'arena dello Stretto e una vista mozzafiato sulla Sicilia. Il Parco Nazionale del Pollino, da Campo Tenese a Terranova. Le radure in quota, il pino loricato, i corsi d'acqua, la bellezza senza confini. Il Parco del Sele, i bagni termali, le colline, il relax. Il Parco Nazionale della Sila, i laghi, i sentieri sulle vette più alte e suggestive, i giganti della Sila. I Monti Eremita e Marzano, nell'alta Valle del Sele, immersi nelle piccole comunità montane fatte di semplicità e bellezza. Il Parco Regionale delle Gravine, il Bosco delle Pianelle, colline ricche di vegetazione, grotte naturali, antiche masserie. Tutte le tappe non le avevo mai fatte e mi ha fatto scoprire tanti posti, tante persone nuove, quindi un'esperienza bellissima e da rifare, quindi penso che tutto sommato anche da parte degli organizzatori l'obiettivo è stato raggiunto. Ogni tappa un'esperienza diversa, una sfida, ma anche un piacere. I percorsi accuratamente selezionati per mostrare al meglio la bellezza dei parchi, organizzazioni che hanno reso ogni evento unico. Ripaga nei posti, nelle location, l'organizzazione. L'organizzazione delle nuove amicizie che fai, poi hai la possibilità di scoprire dei borghi in ogni tappa che vai a visitare, che fai, gente nuova, percorsi nuovi. Della bella gente, vale la pena farlo e essere, io dico sempre, vince il più costante il Trofeo dei Parchi. Oltre alla sfida sportiva, il Trofeo dei Parchi Naturali ha permesso ai partecipanti di immergersi completamente nella bellezza dei luoghi. Montagne maestose, foreste secolari, i fiumi cristallini e le coste marine spettacolari. Non solo una sfida individuale, ma una celebrazione della comunità ciclistica, condividendo momenti indimenticabili, esperienze e storie lungo ogni percorso. Praticamente le considerazioni da fare sono che non c'è da migliorare quasi nulla, perché è uno dei circuiti più belli del Sud Italia. Sono sempre belle impegnative, devo dire, quei parchi, cioè dove c'è davvero devi esprimere il meglio di te, sempre anche i paesaggi affascinanti, sono degli appuntamenti da fare, dove insomma un biker che vuole divertirsi non può ovviamente mancare. Il Trofeo dei Parchi Naturali è stata un'esperienza senza pari per tutti coloro che vi hanno preso parte. Ha portato alla luce anche in questa edizione la straordinaria bellezza del centro-sud Italia e ha messo in mostra l'importanza di preservare questi tesori naturali. Oltre alla competizione, questo trofeo ha promosso anche la consapevolezza ambientale e ha ispirato una nuova generazione di amanti della natura. Noi tutti, dagli organizzatori alle società, ai cronometristi, fotografi, videomaker, speaker, commentatori, sponsor e volontari tutti, siamo grati a tutti i partecipanti, sicuri che anche di questa edizione appena terminata vi rimarrà un ricordo indelebile. Grazie.